Ciao, e ben ritrovati nella mia cucina. Avete mai fatto pasta e zucchina? Noi sì, qui nel mio paese si usa, nel mio a Bari, almeno. Pasta e zucchina in bianco con olio e formaggio. Una ricetta da leccarsi i baffi, anche se è semplice. È una ricetta economica, con poco riusciamo a mangiare, poi mangiano anche, penso, i bambini. Almeno io la mangiavo quando ero piccola. Mamma la faceva spesso, solo che oggi ci metterò la pasta integrale, perché prima non c'era la pasta integrale e quindi ci dovevamo arrangiare. E siccome mi hanno chiesto una serie di primi piatti economici, beh, più economico di questo non si può. Ecco gli unici ingredienti, gli unici, non sono gli unici, bugia, sto dicendo una fesseria. Allora, la pasta, io ho messo questi qua integrali e due zucchine. Allora, come diciamo, per due persone dovete calcolare 150 grammi. Io ne ho messi un po' di meno perché, diciamo, io devo mangiare da sola. E due zucchine, questo è il mio, diciamo, un po' di olio dopo e un pochino di formaggio grattugiato sopra. E questo è una serie di questi video di piatti economici fatti express, anche perché non appena mettiamo le zucchine nell'acqua che adesso vi faccio vedere, ho messo già a bollire, mettiamo anche la pasta insieme e in poco tempo, massimo 10 minuti, abbiamo un primo piatto veloce ed economico. Allora, ho messo le zucchine. Non appena iniziano a bollire, metto anche la pasta insieme. Tanto le zucchine fanno presto. Vedete che sta già, come si dice, spegnuando in dialetto, cioè significa che sta facendo le bollicine. E adesso vado a prendere la mia pasta e ce la butto dentro. Ovviamente ho messo già il sale, se no non dà di niente. E questo è il mio pranzetto. Oggi è una bellissima giornata qui, come potete vedere, le mie orchidee sono al top dei top. E niente, spero che questa prima ricetta di una lunga serie possa piacervi, perché me l'hanno richiesto su Instagram. Ragazzi, venite anche su Instagram. Se non avete TikTok, mi raccomando, un attimo. Se non avete TikTok, c'è il secondo canale, lì pubblico tutte le scemitudini per ridere di TikTok sul secondo canale. Venite anche su Instagram perché una signora me l'ha chiesto su Instagram, quindi io metto anche lì delle foto e dei piccoli, diciamo, filmatini nelle stories. Mi raccomando, se poi non avete Instagram, venite a trovarmi anche su Facebook se avete Facebook. E se non c'avete niente, non so che farvi, rimanete qui su YouTube. Va bene? Guardate che bel piatto, io sono già seduta a tavola, niente, li ho sgocciolati, li ho scolati. E penso che lo sappiamo fare un po' tutti. Ci ho messo proprio un cucchiaio di olio, un po' d'olio e un po' di formaggio, come potete vedere sopra. Li giro e me magno. Che ne dite? Vi può piacere? Semplice, non fa male, economico e tutto. Io ci metto il peperoncino perché a me piace, ma voi potete non metterlo. E adesso andiamo a mangiare. Vi alzo, così guardate la faccia mia quando è brutta, con i capelli ancora la fantomatica, però sta per finire. E niente, se vi è piaciuta questa ricetta, mo, pasta e zucchine in bianco è economica. Io non faccio il nome della signora che me l'ha chiesto, lo so che è stupida come pasta, però iniziamo da pasta e zucchina.
mi rivolgo sempre alla persona che mi ha chiesto un piatto economico di casa. Quindi magari non sarà bello di cosa, però è buonissimo. E adesso andiamo ad assaggiare, mi raccomando. Spollicciate, spollicciate. No, non vuoi mettere a fuoco? No, non vuole mettere a fuoco. Vabbè. Io l'adoro. A me piace tantissimo. Ed è anche economico. Visto questi chiari di luna, sto guardando come sempre, visto che è mezzogiorno, sto guardando Antonella Clerici. Mi piace tantissimo il suo programma. Bene. Io vi lascio. E ci vediamo una prossima volta. Ciao!